Radicalmente diverse dalla disobbedienza sono le fattispecie di insubordinazione. I reati di disobbedienza incriminano chi da solo o in gruppo violi un ordine. I reati di insubordinazione incriminano invece il militare che in qualche modo violi la persona del superiore. Insomma, entrambe le categorie di reati hanno ad oggetto la protezione del bene giuridico della disciplina militare. Ma la disobbedienza protegge la disciplina nel senso dell'obbedienza all'ordine, cioè nel suo profilo dinamico, mentre i reati di insubordinazione proteggono la disciplina nel suo profilo statico, cioè nella stabilità e nella efficacia dell'azione di comando dei superiori in grado. Iniziamo l'analisi del reato.